Io sono entrato nel mondo del lavoro a 15 anni, sono un cosiddetto lavoratore precoce. Ho svolto il primo anno di lavoro, allora usavo a lavorare in nero e quindi per un anno non mi hanno pagato i contributi e sono entrato ufficialmente, diciamo, a libretto a 16 anni in una catena di montaggio di un calzaturificio. Io ho iniziato a lavorare che avevo 15 anni. 15 anni ero un ragazzino. Io ho 55 anni. Allora oggi ho 55 anni. Ci sembra veramente ingiusto che il peso della crisi venga appoggiato sui lavoratori precoci. E con la legge Fornero ci ha fregato. Ci ha fregato perché ci fa lavorare di più. E se nessuno farà nulla per noi, non sono 40 o 41, ma molti di più, diventano 43, 44, 45, a causa di quel meccanismo definito aspettativa di vita che l'allunga ogni 3 anni, di 4 mesi, 5 mesi. Chiediamo innanzitutto che venga approvata una legge di stabilità, il famoso disegno di legge di Damiano, sarebbe la 857 e la quota 41, che possiamo andare in pensione tutti, ma tutti con 41 anni di contributi. Equità non vuol dire, secondo me, mandare in pensione tutti alla stessa età. Equità vorrebbe dire far lavorare tutti lo stesso numero di anni. Questa è equità. Io faccio il metalmeccanico, sto facendo tipo manovale. Manovale, carrellista, trasporto merci avanti e indietro, faccio i turni, faccio. Ora, due lavoratori di 62 anni, uno con 47 e uno con 35, cosa abbiamo? 12 anni di differenza lavorativa. Restituiamo poi i quattrini a quello che ha 12 anni in più? Oppure è una grave ingiustizia? Io sono sposato, mia moglie ha lavorato per un certo periodo, poi è stata disoccupata, ha preso 8 mesi di NASPI. E adesso è in cerca di lavoro, ha 52 anni. Sono sposato, due figli, uno di 19 e una di 20, uno di 21, studenti, e quindi mia moglie attualmente lavora, ma ha avuto anche lei dei periodi di crisi, di cassa integrazione. E qua in Italia ormai, come dicevo, non abbiamo più niente. Qua quei 4 soldi che abbiamo ce li mangiano fuori tutti. Una volta che arrivo a sta benetta pensione, magari di trasferirmi anch'io di là. Certo, lasciare gli affetti, lasciare la terra dove si vive, io probabilmente avrei difficoltà a farlo, dico la verità, perché sono nato in Italia, mi sento italiano, sono orgoglioso di essere italiano. Sul prestito è negativo, niente. Cioè a noi non ci interessa perché una volta che arriviamo alla pensione dobbiamo ridargli i soldi. E cosa gli diamo? Ci starebbe per chi ha versato di meno, per meno anni, ma perché ha versato 41 anni i contributi, nel nostro gruppo Lavoratori Precoci Uniti e Tutela dei Propri Diritti, stiamo proprio battendoci perché non venga accolta questa cosa del prestito, insomma, questa idea del prestito. Secondo noi lavoratori precoci ci sono diverse cose che potrebbero essere evitate. L'IMU, sinceramente, se facessimo un referendum e chiediamo ai lavoratori se preferiscono andare in pensione con 41 anni di lavoro o pagare l'IMU, preferirebbero andare in pensione con 41 anni. Dopo 40 anni di lavoro penso di meritarla.